Questo deve essere sicuramente un demone, ragazzi. Sussurrò Kyle. Notai che Nico aveva le guance completamente rigate dalle lacrime. Gli presi una mano per confortarlo durante quella lenta camminata, ma lui si scostò molto rapidamente, urlando dal dolore. Mi ricordai di quella terribile ustione e mi scusai a bassissima voce. Dopo aver camminato per tutto il corridoio, ci ritrovammo presto davanti al laboratorio numero 7, lo stesso da cui provenivano quelle macabre risate. Entrammo con prudenza, varcando la porta molto lentamente, ma con nostra sorpresa ci ritrovammo soli in quell'umida stanza. Cominciai ad ispezionarla per bene mentre Kyle e Nico iniziarono a sedersi a terra con la tavola Ouija tra le mani. Rassegnato, mi unì a loro e iniziammo la seduta spiritica. «C'è qualcuno con noi?» chiese Kyle tremante, sfiorando con il dito la monetina fredda. Qualcosa dietro di noi si accese di colpo. Era il proiettore del laboratorio. Sul muro vi era ancora quel riquadro rosso, accompagnato da urla distorte. Ci prese un colpo a tutti quanti. Io infatti caddi a terra, strisciando velocemente contro il muro. I miei amici li potevo sentire ansimare a terra, nell'angolino in cui si erano rannicchiati. «Cosa sta succedendo?» chiese Nico con le lacrime agli occhi. Poi, dopo svariati secondi di silenzio, partì nuovamente un video, lasciandoci impietriti per terra. Un video molto inquietante, in cui vi era la porta del laboratorio in cui eravamo completamente bruciata e con la vernice sbrindellata. Il tutto era accompagnato da terrificanti grida di ragazzi. Poi la scena mutò in un grandissimo incendio, in cui vi erano lunghi corridoi incendiati, ma soprattutto disperazione, disperazione ovunque. Il video inoltre mostrava delle facce familiari, studenti della mia scuola che correvano in preda al panico. Tutto ciò non era possibile. Ma la cosa veramente raccapricciante fu uno spezzone verso la fine del filmato. Questo mostrava i genitori di Kyle in macchina, presi totalmente dall'ansia. Mamma, sussurrò tremante Kyle, con gli occhi completamente pieni di lacrime. L'automobile, pochi attimi dopo, si schiantò violentemente su un palazzo, lasciando udire le urla strazianti dei due. Nel video però non fu la madre di Kyle a morire, ma il padre. Infatti vi fu una scena piena di frame in cui la donna prese coscienza, disperandosi in seguito per il dolore e per la morte del marito. Il video terminò poi con delle foto in bianco e nero di nomi di alcuni studenti scolpiti su delle lapidi. Molti di loro li conoscevamo. Molti erano nostri compagni di classe, visti l'ora precedente. Altri erano addirittura professori con cui avevamo fatto lezione il giorno prima. Non ci sembrava possibile tutto ciò. Non capivamo cosa volesse dire, o almeno io non volevo capire. Gli ultimi tre nomi ci fecero raggelare completamente il sangue nelle vene. Ci guardammo dritti negli occhi, con i volti rigati dalle lacrime. «Sono i nostri nomi», dissi a bassissima voce. Il video terminò così, con il mio nome su di una lapide, con la mia foto, con il giorno in cui sono nato e una data terrificante. Il tempo si era veramente fermato. Mancavano ancora 7 minuti al suono della campanella. Non sapevamo veramente cosa dire. Non volevamo realizzare ciò che era veramente accaduto. E io iniziai a tremare dal dolore. Ci guardammo per un secondo ancora. Poi udimmo delle voci avvicinarsi sempre di più. Ma non erano distorte. Erano molto nitide. Tremante mi avvicinai alla porta per guardare fuori dal laboratorio. Subito si aggiunsero anche i miei amici. Notammo un ragazzo e una ragazza
parlare camminando per il corridoio. Udimmo tutta la loro conversazione, col cuore in gola. Subito mi accorsi che quelli erano i ragazzi del primo video che vidi, ma non erano pallidi o inquietanti. La loro pelle pareva normale e anche i modi di fare. Quindi hai visto veramente lo spirito? Sì, l'ho visto, in aula computer. Ero un ragazzo pieno di ustioni. Cioè, in carne ed ossa, oppure... No, almeno sembrava come un riflesso nella penombra. Sai che quell'aula non è molto illuminata, ma ne sono sicura. Beh, non ci crederai, ma prima ho visto più volte con la coda dell'occhio tre sagome a pochi metri indietro da noi. Come se ci stessero seguendo. Ah, sapevo che giocare con la tavola Ouija ci avrebbe messo nei casini. Chissà, forse sono gli spiriti dei ragazzi che sono morti tra le fiamme anni fa. La sai quella storia? Intendi gli alunni che sono morti in questa scuola per via di quel misterioso incendio? Sì, oppure potrebbero essere solo quelloschi carcerati che popolavano le nostre classi. Che assurdità. Sai, non abbiamo prove, probabilmente questa è sempre stata una scuola e basta. Eppure anni fa ci credevano. Ragazzi, non ho potuto fare a meno di ascoltare. State dicendo di aver visto tre figure? Certo, anche di più. Allora non siete gli unici. Un po' di tempo fa ho visto anch'io tre ombre a girarsi per la scuola la mattina presto, proprio in questi corridoi. Si sono fermati davanti a me per un attimo e poi hanno girato subito l'angolo. Chissà chi erano. Probabilmente lo spirito di qualche alunno. L'ho pensato anche io, sai. Poveri ragazzi. Avevo la vostra età quando accadde quella tragedia. Ah, in questa scuola accadono cose strane. Alla fine se ne andarono, lasciandoci da soli alla porta. Mi lasciai cadere di schiena sul pavimento freddo di quel buio laboratorio. Realizzammo tutto. Noi non dovevamo neanche essere in quel luogo. Non esistevamo in quel momento. Come non esisteva più neanche il padre di Kyle. Forse stavamo dando solo la caccia a noi stessi, mettendoci nei casini. Avrei preferito non sapere nulla, autoconvincermi di esistere come un ragazzo normale. E invece sarebbe finita lì, ma definitivamente. Dato che era già finita da un bel pezzo, ma nessuno voleva capirlo. A bassa voce ringraziai i miei genitori per essermi venuti a trovare mentre dormivo. Li ringraziai per avermi baciato la fronte la mattina prima di andare a scuola e li ringraziai per i fiori che mi lasciarono quando non c'ero, facendomi sempre una bellissima sorpresa. In un attimo fummo avvolti da un calore indescrivibile. Le fiamme si avventarono su ogni cosa. Bruciammo per un'ultima volta in quell'atmosfera familiare, tornando a dormire finalmente in pace. Ora non so che fine abbiano fatto i miei amici e tutti quanti. Non so neanche cosa mi aspetta. Era un freddo inverno quando accadde tutto ciò. Solo a raccontarlo mi vengono i brividi. Già, nella mia scuola sono accadute e accadono tuttora cose strane da quando morimmo tutti in quel terrificante incendio. Chissà, forse se sei giunto fin qui c'è un motivo. Magari frequenti la mia stessa scuola senza saperlo. Magari è stata solo una casualità, ma in ogni caso la mia domanda è questa. Sei sicuro di essere ancora vivo?